Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtris.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico. Adesso voltiamo pagina, c'è già la mia amica Gemma Tisci, giornalista criminologa, ha scritto per tanti anni di crimini di camorra, quindi insomma non ci giriamo intorno, un po' te l'aspetti, no? Di dover scrivere qualcosa di tragico. Di fronte a tragedie come queste, quando insomma una ragazzina, poco più che bambina, a 16 anni, va a casa, accoltella la nonna, diventa difficile, credo, anche per un giornalista andare a sciogliere dei nodi. Il nostro talk lo avviamo con questa copertina. Ho con me l'avvocato Giovanna Perna, penalista, ma anche molto impegnata in quello che è il mondo delle carceri, e tra un po' vengo da te anche per capire quale futuro attende questa ragazza di 16 anni. Gemma prima ha detto una cosa molto interessante, te la farò dire da lei, probabilmente tu converrai con lei, e la dottoressa psicoterapeuta Manuela Morra. Buongiorno Manu. Buongiorno. Come stai? In fase di ripresa, sono sicura che settimana prossima sarò con voi. A posto così. Vado un attimo da Gemma, poi ritorno da voi. Gemma, ci descrivono questa ragazza, questa sedicenne, in una piccola comunità come Capaccio, vicino Pestum, che io ricordo perché andavo in vacanza, ieri ho visto anche delle immagini del funerale di questa nonnina che tutti apprezzano in paese, ma che tutti apprezzano nel ruolo di nonna, così come apprezzavano questa nipotina anche a scuola, una ragazza docile, dolce. Cosa è successo? Perché questa ragazza ha coltellato la nonna? Cosa voleva distruggere della famiglia, di se stessa? Sicuro che stava da sola questa ragazza? Sappiamo tutto di questa storia. Allora, quello che noi sappiamo, abbiamo avuto modo... O qualcosa non è stato detto, era da sola, era in compagnia, ha sferrato lei, l'ha coltellata, non so, un pugnale. Allora, che cosa è successo? Con calma si dovrà capire in seguito. Noi abbiamo sentito l'avvocato di questa ragazza che non è potuto intervenire perché... Tra ieri e oggi ci sono state delle deposizioni, tanti cambiamenti, e quant'altro ha smentito che questa ragazza fosse incinta. Ci sono troppi lati strani in questa storia, però resta una ragazzina, come ho detto prima, il delitto è terribile, ma a prescindere che la norma, il delitto in sé è una cosa terribile. Però lei rimane una ragazzina, una minorenne, e credo che debba fare un percorso riabilitativo, cioè che si debba approcciare a una giustizia riparativa, non una giustizia diciamo esecutiva, di chiuderla, di abbandonarla in carcere. Insomma, io sono un po' quando si tratta di ragazzi. La normativa, il carcere dovrebbe servire a questo. Ma, avvocato Perna. Sì. Che futuro c'è davanti a questa ragazza, ma ad una ragazza che si ritrova dinanzi ad un crimine del genere, colpevole di un crimine del genere, anche perché pare abbia comunque confessato? Allora, è un percorso ovviamente in salita, ma è un percorso che va ad interrompere un po' quella predisposizione di una crescita naturale
rispetto a quella che è l'età adolescenziale. È evidente che una situazione di questo tipo inciderà negativamente, ma non perché chiaramente oggi la ragazza sarà privata di una della libertà personale, perché dovrà appunto come dire, subire un giudizio, inteso non un giudizio, insomma un processo per quello che ha eventualmente posto in essere e rispetto al quale l'autorità giudiziaria evidentemente deve ancora fare il suo corso, perché diceva bene la dottoressa, ci sono comunque, quando accadono crimini così efferrati, c'è sempre, diciamo, una necessità di approfondire, perché bisogna capire. Purtroppo, ahimè, il percorso carcerario è un percorso che diciamo non consente di superare degli step, perché noi abbiamo non solo una carta costituzionale, ma abbiamo anche dei codici, no? Delle norme da dover rispettare. Quindi la giustizia riparativa, che pure è stata già accennata, è praticamente il paradigma al quale il nuovo legislatore, insomma, si sta rivolgendo, anche se in realtà nell'ambito della giustizia minorile lo abbiamo sempre, insomma, avuto già negli anni passati, insomma, è un'esperienza ed è, come dire, un programma che è, come dire, è già stato messo in piedi, quindi sicuramente la ragazza dovrà in qualche modo avviarsi anche rispetto a questo programma, ma la strada è molto lunga, cioè non è una situazione che possiamo immaginare già oggi. Oggi invece abbiamo un dato di fatto, una minorenne che per questa ragione si trova in un carcere anche diverso, quello di Nisida per minorenni, nel quale sicuramente c'è un approccio diverso rispetto a quello che succede quando i crimini vengono posti in essere da persone adulte, ma questo non esula, diciamo così, o non sarà sufficiente per, come dire, avviare un percorso che non è, appunto, e che non sia un percorso rispondente a quelli che sono i criteri della nostra carta costituzionale. Tutto quello che ne verrà fuori, i motivi per il quale, insomma, sono sicuramente degli aspetti che andranno approfonditi, ma che in questo momento non sono sufficienti, se non fosse altro perché è importante dare un segnale, ecco, diceva bene il direttore, in questo momento che la comunità è una comunità scossa, perché evidentemente anche la nonna era ben considerata nel contesto piccolo cittadino, quindi non possiamo non dare la giusta, come dire, il giusto risalto a quello che è una, come dire, un effetto che si è creato e si è venuto a determinare anche rispetto a tutta la collettività e alla comunità di questa, certo, di questo centro. Avvocato, una domanda ancora che mi viene in mente, in modo non ufficiale, però pare che si avvii ad una difesa in cui si parla di una reazione ad una lite, ad una sorta di sfuriata di questa nonna, e la reazione è stata forte, ma è pur sempre una reazione, ci diceva, insomma, questo avvocato, ho letto anche da qualche parte. Questo ai fini di una pena definitiva può comportare un qualcosa di sostanzioso oppure no? Ma da un punto di vista, chiaramente io adesso non posso esprimere un giudizio da un punto di vista professionale, certo, chiaramente, perché non ho una, come dire, un'infarinatura di quello che è l'incarto processuale. È evidente che laddove dovesse esserci una situazione di questo tipo e una, come dire, una sorta di reazione ad una provocazione, c'è una reciprocità in qualche modo di condotte che però debbono essere chiaramente approfondite. Sta di fatto però che la nonna non c'è più, non è più in vita. Allora questo ragionamento può avere un senso nel momento in cui le due persone sono entrambe ancora in vita, allora ci sarà un processo in cui ci si andrà a difendere in un modo piuttosto che in un altro. Ma di fronte ad un omicidio, ora stabilire se è preterintenzionale, una conseguenza di una condotta non voluta, piuttosto che un fatto non premeditato, è evidente che questo può, diciamo, incidere, per quello che mi riguarda, per quella che è la mia esperienza professionale, soltanto in termini di trattamento sanzionatorio, ma non certamente di, come dire, di non censura di quello che è un comportamento e di quello che è una condotta, che è comunque una condotta, certo, ecco, importante e significativa. Dimmi, Gemma. Lei aveva dei graffi sul braccio, se non sbaglio, quindi sicuramente c'è stata una lite.
Certo, la reazione della ragazza è stata abnorme, anche perché ha preso un coltello, cioè è andata e ha preso, quindi non è più neanche, non è neanche una legittima difesa da un'aggressione, anche se è la nonna, è un, comunque un delitto. È un delitto, ma e non credo neanche colposo, perché non c'era la rissa. No. Però bisogna capire bene insomma, come è nata la lite, perché c'è stata questa sfuriata e perché questa ragazza... E bisogna capire una cosa importante, un passaggio. Questa ragazza è andata a casa della nonna perché c'era stato un precedente o la discussione è nata lì? Perché anche questo è importante, certo, nei momenti in cui ci sarà il problema. Credo, purtroppo credo la nonna fosse abitudine dopo scuola passare dalla nonna. Credo, era una sua abitudine. Ho letto da qualche parte sì. Prima di andare dalla dottoressa Morra, ancora sì, dall'avvocato Perna, questa domanda mi sorge anche perché insomma viviamo negli ultimi giorni, ritorna, emerge la difficoltà dei carceri. C'è stato un suicidio, no, pochi giorni, sì, fa, proprio nelle tue parti, nell'Avellinese. Anche l'avvocato Suosto, che è spesso è nostra ospite, abbraccia un po' quelle che sono le tue battaglie, no, Giovanna, di andare a difesa dei detenuti che vivono situazioni così drammatiche. Tra qualche puntata magari ritorneremo sull'argomento. Questa ragazza ha 16 anni, quindi è prossima, se vogliamo, anche alla maggiore età. Adesso è a Nisida, probabilmente farà un percorso. A 18 anni compiuti finirà in un carcere per adulti. Va un po' ad annullarsi poi questo percorso di recupero in un carcere diverso da quello minorile? Beh, lo abbiamo detto prima, insomma, sicuramente il carcere minorile ha un approccio diverso rispetto a fatti così importanti e significativi. Io ne faccio una questione non solo di trattamento, di funzione rieducativa, perché poi per fortuna è vero che diciamo abbiamo una situazione di emergenza al collasso a livello sanitario, a livello trattamentale, per mancanza appunto di come dire, realtà che effettivamente possano in qualche modo come dire, incarnare il fine che deve avere una come dire, privazione della libertà all'interno di un carcere, che è quello di rieducare la persona per poi consentire a questa persona di far parte nuovamente della comunità e soprattutto di diciamo di approcciarsi con una come dire, con una impostazione diversa. La situazione di collasso che stiamo vivendo certamente andrà ad incidere, ma in un momento successivo, evidentemente, quando sarà fatto, come dire, chiarezza e quando, ahimè, sarà accertato quello che è accaduto, perché si va bene, prima c'è sempre un principio che va rispettato, che è quello della, come dire, della presunzione di non responsabilità, no? E quindi noi non possiamo andare già oltre in questo momento, sarebbe veramente, insomma, no? Significherebbe andare a far perdere quello che è il senso della nostra Carta Costituzionale. Laddove la ragazza dovesse effettivamente essere condannata per un omicidio preterintenzionale piuttosto che, insomma, doloso, quello che chiaramente l'autorità giudiziaria riterrà di contestare e quello che sarà accertato, evidentemente è un percorso in salita, perché immaginate un po' una ragazza, una ragazzina adolescente che probabilmente avrebbe in questo momento, si sarebbe dovuto occupare di altro nella vita, si dovrà invece occupare di affrontare un percorso che non sempre, purtroppo, ahimè, potrà essere positivo, perché il senso di quello che dicevi tu, Ciro, effettivamente è questo, no? Il fallimento, la morte di queste persone all'interno dei carceri e il fallimento dello Stato. Noi tutti ci dobbiamo interrogare su questo punto, perché immaginare di andare in carcere, di dover scontare la pena e a un certo punto, anche dopo, diciamo, in prossimità dell'uscita, perché noi abbiamo tanti suicidi di persone che sono prossime ad uscire, che erano prossime ad uscire dal carcere, si sono tolti la vita. Ecco, questo è un fallimento. Noi dobbiamo riflettere su questo aspetto, prendendo spunto, ahimè, da un fatto così grave che è accaduto in questa piccola realtà, ma ce ne sono tanti a livello nazionale che potremmo citare, e su questa la comunità tutta intera dovrà appunto fare delle riflessioni. Assolutamente sì. Mi dicono però che la ragazza non è a Nisida ma è in comunità, pare.
si sa ben poco, ovviamente, come è giusto che sia, di una ragazzina di 16 anni. Dovrebbe essere in comunità. È in comunità. Dottoressa Morra, invece, ecco, ancora una volta siamo di fronte ad una delle persone di cui si sa ben altro, no? Dici, gli amici di scuola di questa ragazza parlano di una ragazza molto dolce, tranquilla, disponibile, generosa verso gli altri, studiosa. E poi c'è questo rovescio della medaglia. Che cos'è? Sai, è un ruolo che noi interpretiamo, oppure è un attimo che ti cambia la vita? Sai, Ciro, questa vicenda ha, insomma, sicuramente degli aspetti che non tornano, no? Perché se poi ragioniamo un attimo su quello che viene raccontato rispetto a questa nonna, piuttosto che a questa nipote, a questa ragazza, vengono fuori due quadri assolutamente equilibrati di due donne, di due persone assolutamente stabili, con anche un aspetto caratteriale molto equilibrato. Sta di fatto che però stiamo facendo i conti invece con una scena che tutt'altro è che un equilibrio, no? Una dinamica certo, stabile ed equilibrata di relazione. Sicuramente quello che sai, mi insegna anche la mia professione, è che spessissimo il qui ed ora è semplicemente la punta dell'iceberg di un qualcosa di molto più forte, molto più profondo, che va chiaramente analizzato. Ti dico che a me lascia un po' perplessa questa dimensione di racconto, no? Così positivo di entrambe, che però poi arriva a noi tutti invece sotto forma di violenza. Noi stiamo parlando di forme di violenza estreme tra una nipote e una nonna. E mi chiedo quindi che forme anche di dinamiche familiari ci fossero all'interno di questa dinamica, di questa famiglia, no? Di questo sistema. Non è sicuramente normale che si arrivi, anche se c'è una lite, anche se c'è un confronto, se c'è uno screzio tra una nonna e una nipote, non si arriva così facilmente addirittura ad una forma di violenza fisica che sfocia addirittura in un omicidio, con il coltello, con queste ferite, no? E con tutto quello che poi la cronaca ci sta riportando. Quindi secondo me va molto indagata proprio la dimensione familiare e relazionale di queste due protagoniste, no? Che secondo me ci può raccontare ben altro e nel tempo ci può dare delle informazioni chiare. Sicuramente, ritorno a quello che tu dicevi, c'è una parte, diciamo, pubblica, no? Un'immagine pubblica a cui noi stiamo adesso aderendo, di questa nonna tanto buona, tanto cara, così come veniva raccontata dalle vicine, e questa ragazza altrettanto per bene, eccetera, ma che però sicuramente va a scontrarsi e va a cozzare terribilmente poi con l'accaduto. E quindi, come dire, sai, quello che si manifesta non sempre poi è necessariamente e corrisponde necessariamente a quella che è un aspetto emotivo molto più profondo, o dinamiche che sono molto più chiaramente profonde, ma noi che ovviamente non conosciamo, ma che saranno sicuramente considerate e approfondite nel tempo. A noi mancano dei passaggi importanti per dare proprio una cornice di contesto a quello di cui stiamo parlando. Ma mi chiedo, no, spesso quando leggo di queste notizie, lo dico anche a te, Gemma, ma allora a me può capitare di litigare con qualcuno e di reagire in questo modo, aspetta, o di avere una reazione da parte dell'altro? Allora, così? Quello che possiamo avere noi non lo sappiamo. Ci può cadere una tegola in testa mentre assolutamente camminiamo. Assolutamente, però magari... Quindi non possiamo... Metti caso, litigo io e te, due brave persone, ma all'improvviso... Siamo due brave persone, ma c'è una forma di aggressività in noi... Quindi ci sono dei segnali da tenere in considerazione. Certo che ci sono, ma tu veramente consideri, è una brava, è normale, sono delle brave persone, ma sicuramente le dinamiche non erano così tranquille nei loro ragionamenti. Ecco perché ho detto, la ragazza, bisogna capire tanto, ci sono, come ho detto all'inizio, dei lati oscuri in questa storia. Questa ragazza passava dalla nonna tutti i giorni, vabbè, si dovrebbe capire perché, mangiava lì, che faceva. Questo, quel giorno, ieri, l'altro ieri, quando è successo questa tragedia, è andata già per litigare o è la lite scoppiata lì? Ora bisognerebbe capire, è quando scoppiavano anche le liti in passato, i ragionamenti, i contrasti, il non essere d'accordo sulla gonna troppo corta o troppo lunga, erano dialoghi, discorsi tranquilli, o volavano le cattive parole, o volavano, assolutamente, o c'era un'aggressività. Questo è stato,
diciamo, la goccia che ha fatto traboccare un vaso, secondo me... Quindi tu ci vedi dell'altro, un qualcosa di... Ci vedo dell'altro, ci vedo una stratificazione. Assolutamente. Perché questa ragazza ha preso un coltello. Non ha detto la cattiva parola alla nonna e se n'è andata sbattendo la porta. Lei è andata a prendere un coltello e l'ha pugnalata a morte. Assolutamente. Dottoressa Morra, i segnali quindi possono essere ricercati in un figlio, in un nipote, in un... Sì. Sai, io sono sempre dell'idea che il figlio è il frutto di una famiglia, nel senso che noi impariamo a comunicare e a manifestare anche l'aggressività partendo da quello che ci insegnano a casa. Ora chiaramente non sto dicendo che la famiglia di questa ragazza, assolutamente, stiamo parlando in modo molto molto più generale, per lasciare degli spunti di riflessione che possono servire a tutti. Sicuramente, sai, il come si manifestano le emozioni è un qualcosa che si apprende in famiglia. Anche la gestione della rabbia, no? Ci sono delle famiglie in cui quando si è arrabbiati ci si chiude ognuno nella sua stanza e non si parla per giorni, e ci sono famiglie in cui dove c'è un minimo screzio e si fanno volare sedie e tavoli. Quindi questo è sicuramente una modalità d'apprendimento. A questo chiaramente vanno aggiunte una serie di caratteristiche, no? Di elementi, di predisposizioni appunto caratteriali, di personalità, poi dell'individuo, anche in base agli eventi che accadono a quello, per quella persona dal punto di vista suo relazionale, amicale, nella sfera sentimentale. Quindi sono tutti input e indizi che sicuramente ci sono. Io sono sicura che anche in questo caso bisogna andare a ricostruire un po' la storia sia della ragazza, ma come dicevo prima, proprio delle dinamiche familiari. Secondo me c'è tanto altro che chiaramente al momento non sappiamo, magari non sapremo mai, ma che sarà oggetto di approfondimento nei giusti contesti. Me lo auguro. Assolutamente. Me lo auguro. Saluto, dopo vengo a salutare te, Manuela. Vado invece dall'avvocato Perna. No? Noi ci siamo più volte interrogati su casi di adolescenti coinvolti in tragedie simili. Ricordo... primo tra tutti Erika e Omar, ma lì era un discorso molto premeditato, preparato quasi a tavolino. E l'albore era da capire. L'altro caso di Avellino, in cui la ragazzina uccide, tentò di uccidere, forse ci sarebbe andato in mezzo anche il fratello, però rimase vittima solamente il padre, e anche lì è stato premeditato. Adesso ci troviamo di fronte a quello che dovrebbe essere una reazione, un ci impeto. Ci troviamo di fronte alla fine della famiglia. Ci stiamo trovando di fronte a tante cose che stanno finendo. Assolutamente. E questo è un fatto sociale, sociologico. Sociale. Andiamo invece dall'avvocato Perna. I casi totalmente differenti, no? Sì, casi completamente differenti. Attenzione, l'effetto purtroppo è lo uguale, stesso. Certo. Quando c'è la morte di una persona, ora indipendentemente dalle ragioni che hanno portato... E purtroppo dobbiamo dire che i casi non sono differenti, e questo secondo me deve far sì che le coscienze di ognuno di noi si smuovano in qualche modo, perché ogni qualvolta accadono fatti di questa portata, in realtà piccole o grandi che siano, attenzione, io non ne voglio fare una questione di dimensione, diciamo a livello di popolazione, insomma, che occupa quella realtà territoriale, ma chiaramente noi tutti ci dobbiamo interrogare su quello che sta accadendo. Forse probabilmente dobbiamo fare un po' di più attività di sensibilizzazione, dobbiamo un po' stimolare, no, i servizi sociali, dobbiamo un po' richiamare la attenzione sulle nostre realtà territoriali, perché io non sono, per carità, diciamo una psicologa, però per il lavoro che purtroppo faccio, insomma, il più delle volte mi trovo anche a scoprire dei coperchi e a rendermi conto che in fondo insomma, o dietro comunque quello che appare, ci sono comunque delle forme di insoddisfazione. Ora, se questi segnali non vengono percepiti, perché non so adesso nel caso specifico se c'è una famiglia diciamo importante alle spalle, o comunque presente, che può in qualche modo andare a sollecitare ci sia un campanello di allarme, evidentemente noi dobbiamo ricorrere a qualcosa o a qualcuno che ci può dare una mano. Si badi bene, non tutti abbiamo la possibilità di rivolgerci allo psicologo piuttosto che allo specialista, che sarebbe chiaramente un grande risultato,
ma laddove questo non è possibile, evidentemente dobbiamo creare sui nostri territori delle reti che consentano poi di andare a, come dire, a stare accanto a situazioni come queste dove si diritta. Grazie. Grazie Avvocato Perna, noi ci vediamo presto perché il 25 novembre abbiamo un impegno molto importante e, bene, e voglio la tua presenza. Sì. Ti abbraccio Avvocato, ti abbraccio Giovanna perché poi è anche amica mia e mantenere le distanze grazie. Fino a un certo punto. Ciao Giovanna e ciao anche alla dottoressa Morra, Manuela, ci vediamo ciao. Tra qualche giorno. Ciao. Assolutamente sì. Negativizzati presto. Un bacione. Dai, un bacio a voi. Ciao. Gemma, poi mi domando i genitori, no, di questa ragazza. Ecco, adesso... Figlia. Sì, la madre. Madre. Sì, hanno perso due persone care. Una madre e la figlia. Non so se lei era la materna o paterna. Non si sa molto poco. Uno, e infatti, e questa è la cosa strana. Io non sono neanche convinta che questa ragazza stava da sola, non so perché. A sensazione, l'hai detto anche prima. Non so perché, comunque, io penso, o il papà o la mamma, cioè non si sa, ma adesso questa nonnina di chi era la mamma, comunque il genitore, un genitore, ha perso la mamma e la figlia. E si anche se la ragazza farà poco, direi come mi auguro, perché io sono sempre per il recupero quando sono ragazzi. Sono per la giustizia riparativa, centri sociali, servizi sociali, lavori socialmente utili. Ecco, io la metterei vicino a un'anziana, a fare compagnia a un'anziana, perché poi questa è la giustizia riparativa. Certo. Lei con la nonna non può riparare più, ma potrebbe riparare con una nonnina. Con un percorso psicologico secondo me importante. Io farei, però la vita di questa ragazza è cambiata. È cambiata totalmente. Grazie Gemma, ci vediamo domani mattina, mi sa. E ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con Ina Pulenda. A tra poco. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico,